Fischia Collaro, siamo nel girone C di Euro 2021, 18esima edizione dello Sbordone League. In campo ci sono il San Marino di Emanuele Vitiello e il Malta di Forci Balì, accompagnato come sempre da mister Bocchetti. E allora, destro di Jenny Hotel, deviata, Manona e gol subito, Clemente Daniello, Malta in vantaggio, 1-0. Non sono pronti a fare un'esultanza che avevano preparato nel pre-gara. Falsa partenza per il San Marino, che ricordiamo a 6 punti nel girone C, le ha vinte entrambe per 2-1. Ha battuto alla prima uscita la formazione Lapsus, incredibile. No, loro sono il San Marino, ragazzi, mamma mia. In Malta siete voi, Forci Balì, sei peggio di me. Ha battuto la Spagna al primo turno 2-1 e la Turchia al secondo turno. Questa è già la terza giornata per queste due squadre. Siamo nella settimana numero 3 di Euro 2021, la settimana dove abbiamo concesso i 4 recuperi delle 4 partite lasciate per strada nelle prime due giornate, perché col coprifuoco non possiamo giocarne 6 ma solamente 5. Dalla prossima settimana probabilmente ci sarà appunto qualche modifica con l'allungo della zona di sole fino alle 11, quindi col coprifuoco che scatta alle 11. E allora questo invece è un anticipo del terzo turno del girone C, e quindi Malta e San Marino chiuderanno almeno le loro partite dei gironi. Malta a 3 punti, ha vinto la prima uscita 6-0 sulla Turchia, ha perso alla seconda lo scontro diretto con la Spagna di Piperno 2-1. Mentre abbiamo detto, il San Marino di punti ne ha 6, in un girone molto equilibrato dove praticamente appunto San Marino a 6 punti, Spagna e Malta a 3-0, per adesso la Turchia che farà poi la sua ultima partita la settimana prossima proprio contro la Spagna. Vediamo i protagonisti in campo. Maglia scura il Malta, De Stefano in porta, al centro degli Alisi, ai lati ci sono Coppola e Andreozzi o Andretta? Andreozzi. Centrocampo a 3, vertice centrale, Geniote, le mezzali sono De Rosa che ritorna e De Martino. In avanti Daniello, a disposizione capitano Forci Balì per la squadra in maglia bianca. Il San Marino tra i pali, esordio per Rossi. No, non è vero, Capasso, che è il fratello del centrocampista. Montarello al centro, ai lati della difesa per adesso ci sono Panico e Vitiello. Poi vertice basso, sembra un 3-2-2 però. Sì, dovrebbe essere un 3-2-2, quindi due centrocampisti con Panico e Capasso. In avanti Matteo Rossi e un nuovo acquisto che si chiama Alonzi. Non Alonzi, ma Alonzi. E allora, falsa partenza, abbiamo detto, del San Marino. Dopo pochi secondi è arrivato già il primo gol del Malta. De Rosa, Pennella, lungo. Da faggia, prima faggia. Comunque, delle Alisi col petto, Jenny Hotel qui in mezzo. Destro sinistro, va da De Rosa, arriva Vitiello. Prova a chiudere. Occhio all'intervento, fallo di delle Alisi. Vitiello dentro sul secondo, deviazione multipla, poi Panico prova a rimescolarla dentro, occhio nell'ombra perché contro sole non si vede niente. Alonzi, Vitiello, esce centrale, Capasso prova a nascondere la sfera, arriva Jenny Hotel, tocco sotto la sfera, Vitiello, mano di Jenny Hotel, punizione, calcio di punizione appunto per il San Marino, già deviata da Jenny Hotel l'imbucata di Vitiello di Montariello. Non ho visto chi ha battuto, tocco dietro di Coppola, lancio di Degli Alisi, buca la sfera Montariello, allora De Rosa coi piedi e poi con la mano, quasi un numero da giocoliere puro quello di Capasso. Panico, uno dei due, scambio col fratello, Coppola, poi Rossi, poi triangolo, Capasso apre, la ruba Andreozzi, salta Vitiello, salta anche De Rosa, arriva Jenny Hotel, un po' di confusione, scontro tra due compagni di squadra, allarga Vitiello, sale bene Panico che nel primo turno si infortunò, uscì lui, entrò il fratello che oggi gioca al centrocampo. Cambia un po' la sfida perché
vinse una partita che aveva iniziato male il San Marino, poi con l'ingresso di un altro Panico ha cambiato un po' la partita. Montariello, calcio a deviazione, occhio a Clemente che abbassa la testa, fa uno scatto, non ne ha più, esce Capasso coi piedi, mette fuori abbandonando la porta, prova a tornarci in velocità, Clemente lo aspetta quasi con sportività. De Martino, tocco dietro Hotel, doppia sterzata e destro improvviso, palo, gol, Jenny Hotel, terzo centro in stagione, 3 gol in 3 partite. Jenny di Domenico, Ivan Massi, Jenny Maffeo e Cesare Esposito, pure Cesare abbiamo messo. 6 dediche. Di prima la girata di Daniello per De Martino, non è un corridore, si vede, abbandona la corsa, fondo. Andreozzi per Clemente, spalla alla porta, Montariello poi Panico. Gioca, non è fallo, dai. Capasso, Panico, tocca per il fratello, 1-2. Escono i ragazzi in maglia bianca con Alonzi, anticipo su Rossi da parte di Coppola, poi De Rosa, scambio dietro per Andreozzi, Trivela in avanti, Montariello per Capasso che la tira in campo, poi si allunga troppo. Clemente gancia la sfera, tocco dietro per Hotel, invade la metà campo avversaria, l'apertura per Andreozzi, il tocco di prima verso Clemente, Daniello che tocca d'esterno ma se lo mangia. Si arrabbia Capitan Forcillo con i compagni che hanno un po' preso in giro Daniello per la rete mangiata, quasi scontrano Alonzi e Rossi, poi però la palla sbuca a Panico che prova in porta, batte De Stefano, Degli Alisi, Andreozzi, Capitan Forcillo alza un pallone, cercato De Rosa, esce Capasso col piede, batte Andreozzi, De Rosa, 1-2, arriva Capasso, la palla non esce, Degli Alisi un po' così all'indietro, De Stefano messo un po' in difficoltà, se la cava benissimo, esce ancora di qua da Degli Alisi, morbida per Forcillo che sta giocando laterale a destra, la difesa a 3, lui di solito è un centrale, lasciato l'incarico a Degli Alisi di coprire la zona centrale, no, gioca a 2 oggi Malta dietro, misto, a 2 centrali, allora avevo capito con l'uscita di Coppola, giusto? Ah, sempre 2 fisso oggi, o da sempre? Oggi una modifica della giornata, quindi occhio perché se il San Marino ha studiato le partite di Malta oggi, perciò l'ha presa un po' in controtempo perché l'assetto tattico è diverso da parte dei maltesi. Lancia Forcillo, c'è una deviazione, volevo chiedere una cosa a mister Bocchetti, voi siete maltesi o maltiani? Maltesi, maltesi? Non vi chiamiamo maltiani? No. Rossi, bene il primo spunto, tiro deviato e il pallone che si infila alle spalle di De Stefano, 2-1, la riapre il San Marino con Matteo Rossi. Allora iniziano ad arrivare anche i primi lavoratori qui sul complesso Kennedy. Avevamo aperto noi la struttura, pensavamo che non c'era più nessuno qua sopra. Andreozzi, tacco. Degli Alisi. Forcillo. Qui però troppo lezioso. E allora batte Panico. Sponda e poi Rossi la rimescola. Poi Jenny Hotel. Quasi in maniera ningesca. Mette il pallone in rimessa. Laterale Panico con le mani, altissimo De Stefano, blocca questo pallone, pressione sui due centrali da parte di Rossi e Alonzi, si abbassa Hotel, ne ha 3 addosso De Stefano, un po' di suola, poi Forcillo avanza, alza questo pallone, occhio a questo rimpallo, Daniello anticipato a Montariello, calcio d'angolo per, no, fondo, ultimo tocco di Daniele Capasso, Vitiello, tutto chiuso, la palla esce ora, ultimo tocco di Jenny Hotel, allora con le mani il capitano del San Marino, arriva Panico, si allarga il fratello, tocco per lui, intuisce Forcillo, mette fuori,
E allora con le mani batte il San Marino. Montarello sbaglia perché Andreozzi ha intuito, chiudendo il varco per Alonzi, rimessa Capasso con le mani, Panico incontro, la tocca, subisce un calcio, punizione. De Rosa, anzi Montarello, lancio dentro, colpo di testa mancato da Rossi a un metro e mezzo dal palo e dalla porta di De Stefano, ben piazzato Rossi, un po' se lo mangia qua Forcillo, occasione San Marino su questo cross, Geniotel, Andreozzi, prova l'apertura di là, uno tra De Martino e Forcillo, nessuno dei due, colpisce il pallone, un po' distratto ora Malta dopo il 2-0, Rossi dentro, secondo palo, c'è Capitan, occhio al tapin che è di Matteo Rossi, 2-2, si è addormentata Malta, entra nel match il San Marino, 2-2. E allora 2-2, dormita di 7-8 minuti per la squadra di Malta, che continua a sonnicchiare anche in questa azione. Calcio d'angolo regalato al San Marino, da 2-0 a 2-2. Partita che prende una piega ben diversa, una piaga ben diversa da quello che si stavano immaginando i ragazzi maltesi. Il match è vivo, Panico, cross, Montarello lascia, coppola di testa a uscire, Alonzi si coordina a fondo. Hotel, si abbassa e allarga Forcillo, lungo linea interviene Panico, si arrabbia Forcillo, Panico l'altro, poi coppola in avanti, esce Capasso, tocca questo pallone, cedendolo alla terza sinistra dei suoi, Panico dietro, Montarello, ancora Panico, si abbassa il fratello che si porta il pallone fuori, Forcillo, Hotel, tocco per Daniello, triangola per De Martino, sbuca Panico che lancia il pallone in avanti a cercare Rossi che la trova di petto, poi Coppola alza, palla sullo stradone dove c'è Ommaso, vediamo se lo prende. Allora calcio d'angolo, batte Panico col sinistro a rientrare, Rossi la devia solamente, Vitiello non la può prendere, invece la prende, tunnel di Vitiello e poi arriva Jenny Hotel. Rimessa per il San Marino, Panico con le mani, tutti dentro, ne sono tre, piedone di Forcillo a mettere fuori, Panico con le mani, incontro Alonzi, allontana Forcillo, poi Daniello spizza, Montarello allarga, petto di Capasso che però regala ad Andreozzi che prova a salire spalla e spalla con Vitiello, la palla esce. Corta Montarello per Panico, poi la finta, occhio che si allunga la sfera, occhio al calcio, Montarello sale, c'è punizione prima. Montarello, morbida, Coppola di petto, sale Coppola in mezzo a 3, 4, ancora Coppola express col destro, murato da Panico, poi Capasso e Rossi che col ginocchio inizia a palleggiare, Geniotel di testa, concede la touche, rimessa laterale, quando siamo quasi al 18° minuto del primo tempo tra Malta e San Marino 2-2, Panico, De Martino, alza a De Daniello, arriva al rinvio di Montarello, di là, uno contro uno, Vitiello, Forcibali, tacco di Vitiello, De Stefano blocca. Forcillo, ancora un campanile a cercare la testa di Clemente, non è proprio un airone alla Caracciolo per spizzare i palloni. Capasso alza, poi palla al fratello, eccolo l'altro Capasso, giocatore di movimento, prova un tunnel rischioso in quella zona di campo, se la cava bene, l'ultimo tocco di Geniote. Allora occhio che stanno per passare a tre quelli di Malta, con Forcillo al centro, Coppola a destra e De Rosa a sinistra, cambio schema adesso. Sale delle Alise.
Jenny Hotel. Coppola in avanti. Non c'è Daniello, ma c'è Montariello che esce di petto. Panico. La tocca, la palla passa, non sul forcillo, che la risputa in avanti. Panico di testa, Capasso con le mani. Sale Panico, lancio di sinistro. Vitiello, c'è la mano. La mano di Delle Alise, un po' larga. E allora va Montariello. Direttamente in porta, De Stefano in due tempi. Blocca il pallone. Poi con calma, ragiona, va dietro. Forcillo, di là, Coppola. Sale un po', va a centrale. Agganciato Daniello, punizione, chiede un giallo. Che arriva, mi sa, Così? No. Andreozzi. Morbida. Bassa però, Vitiello esce. Alonzi. Pressione di Andreozzi, poi Coppola, deviazione di Panico. Ora pressa molto alta, ma la formazione del San Marino non fa giocare in maniera pulita i maltesi, come hanno fatto nei primissimi minuti di gara. Palla alta di Daniello, Andreozzi un po' con le mani, Vitiello in avanti, la buca degli Alisi, occhio a Rossi e occhio al sinistro, disegna di là per Alonzi, che la mette giù e punta l'avversario. Cross, degli Alisi mette fuori. Jenny Hotel, giù per De Rosa, sbaglia il tocco di ritorno, Vitiello lì in mezzo, suola e via, 1-2 e poi Rossi, recupera Ivan, scivolata di Alonzi, poi Forcillo, occhio a questo pallone Stefano, bravo a leggere la situazione e mettere fuori. Capasso con le mani, arriva Matteo Rossi, apre un piatto per Delle Alisi che non è un compagno. Panico di petto, arriva a disturbare Clemente. Jenny Hotel subisce un calcio, punizione. Jenny Hotel in porta, non passa sotto il muro. Allora Panico allarga male, De Rosa, occhio al suo sinistro. Delle Alisi, tutto chiuso. Coppola prende un po' di spazio, mette in mezzo, colpo di testa di Montariello, salta Alonzi, non la trova, poi Panico, morbida verso Rossi. Sistema col sinistro dietro a Montariello. Alza via. Non arriva Hotel. Vitiello. 3 contro 3. Tocco largo per Rossi. Arriva Delle Alisi. Esce bene. Un po' di spalla. E poi Vitiello. Attaccato. C'è fallo. Si continua. Vuole il fallo Alonzi. Voleva il fallo. Già battuto. Vitiello. Intervento sul pallone da parte di Coppola. Anche se forse il fallo era di Jenny Hotel. Prima intervento sul pallone, no, punizione. Jenny Hotel su questa punizione va direttamente in porta sulla schiena di Rossi. Forcillo di là, Andreozzi puntato, Vitiello tunnel e via, però si allunga troppo il pallone. Capasso la trova, Montariello pure, poi passa, c'è un contatto, si sente, punizione. Allora Montariello lancia in avanti a cercare Rossi, contro Forcillo, vince il duello tirato, calcio di punizione, giallo per il capitano di Malta che ha rischiato tantissimo di tirarselo dentro l'area. Allora Vitiello, 3 in barriera davanti a De Stefano, alta. Primo tempo? 2-2 tra Malta e San Marino. Fischia Collaro, comincia la ripresa tra Malta e San Marino, che mister Bocchetti mi ricordava è stata già una sfida nel turno delle amichevoli, era la settimana 0 di questa 18esima edizione. Stava vincendo Malta 3-0, subì poi la sconfitta di 4-3 dal San Marino, che recuperò tutte le reti nel secondo tempo. Occhio ad oggi, che siamo passati dal 2-0 al 2-2. Jenny Hotel allarga, Delle Alisi la trova, poi contrasto lì in mezzo con una palla sporca tra le gambe di Panico e Andreozzi, punizione. Hotel, De Martino sbaglia l'aggancio.
Coppa Nico con le mani. Corta dal fratello. Alza di là, coppola di testa. C'è fallo di Rossi. Hotel. Sterza rientra, prova a rubarla a Panico, c'è punizione. Capasso. Tocca Alonzi. Poi delle Alise di qua per Coppola. Che allarga il gioco a De Martino, un po' timido in questo disimpegno. Parte Panico, c'è Rossi nel mezzo. Panico porta col sinistro, mamma mia. Occhio a questo quasi disimpegno di Andreozzi che aveva quasi regalato palla da Alonzi. Per un niente non è entrato in quell'area di rigore. Geniote, l'allarga De Martino col piatto. Clemente non arriva, Montanello sì. Alonzi mette giù, destro che sfiora l'incrocio. Della Lise sbaglia l'aggancio, Vitiello col tacco, cerca Rossi, lo trova, Rossi murato, ancora Matteo Rossi. Coppola sulle sue tracce, murato, il cross di Rossi, rimessa. Panico 1-2, murato ancora, Montarillo, la tiene in campo, destro-sinistro, se ne va. Panico, cross di sinistro, ancora murato. Rimette dietro, arriva Alonzi, allarga, se ne manovrata, cross, non arriva Alonzi, fondo. E allora Malta per adesso messo alle corde dal San Marino in questa prima parte del primo tempo, anzi del secondo tempo, Delia Lise. Un po' d'esterno, Montariello deve anticipare il signor Daniello alle sue spalle, in posizione molto pericolosa, calcio d'angolo. Geni Hotel, cross, secondo palo, vola Delia Lise a terra. Rimessa. Sbaglia la rimessa Capasso. Allora già battuta con le mani Geni Hotel, arma il destro, prova a piazzarlo, fuori. Panico, di là. Capasso, morbida in avanti, trovato Alonzi, inserimento di Rossi, palla però imprecisa. Allora Delia Lise copre male, male anche Rossi, allora Delia Lise si rimpossessa della sfera, va da Forcibali che la tocca. E poi Geni Hotel, bene Andreozzi di prima per Delia Lise, male il tocco di ritorno, rimessa comunque maltese. Per Andreozzi. Controlla la sfera, spinto vistosamente da Capasso, punizione. Batte subito Andreozzi, Vitiello attento. Palla dentro, colpo di testa di Panico a mettere fuori. Geni Hotel contro Alonzi. Arriva il pedino di Capasso che muove quel pallone a Matteo Rossi che sale. Punta col sinistro De Stefano in corner, poi impreciso, portiere maltese. Allora calcio d'angolo, batte Rossi, tutti che attaccano il secondo palo, e il pallone che arriva sulla testa di Alonzi, che mette fuori De Stefano dal fondo, col destro in avanti, colpo di testa di Panico. Daniel oggi ha dovuto avvinghiarsi su troppi lanci, non è il suo gioco, ha preso pochi palloni. Palla lunga per Alonzi. Con un punto a testa il Malta potrebbe comunque passare come miglior terza. Sul pallone Capasso, poi arriva dal nulla degli Alisi che mette dentro. Andreozzi si distende, non trova l'impatto giusto col pallone. Chance e occasionissima per i maltesi. Con 7 punti invece la formazione del San Marino si metterebbe davanti a tutte le squadre del girone C, conquistando l'accesso matematicamente da prima, mentre Geni Hotel deviata da Montarello.
con le mani De Martino, salta delle alisi, la palla è lunga, arriva Ivan De Rosa al volo. Ci sono Lonzi e Matteo Rossi che allungano il San Marino, il lancio di Montariello, la palla che passa De Stefano. Coppola, il triangolo porta il pallone nuovamente a Forcibali dopo il tocco di Hotel. Degli Alisi incontro, fa la mezzala ora Degli Alisi con De Rosa terzo a sinistra, tacco di Capasso, Vitiello contro Hotel, ultimo tocco il suo, ultimo tocco di Jenny Hotel prima che il pallone esce fuori. Rimessa sammarinense, mani di Capasso, salta Forcillo, salta Andreozzi, no Panico con una mano, punizione, battuto Hotel, vada Della Lisi, si gira Andreozzi, ruba Panico, buono lo spunto, sale lui dentro, grande palla per Alonzi che manca un aggancio pazzesco, occasionissima su questo pallone invitantissimo di Panico ad Alonzi. Jenny Hotel ritorna Malta sul pallone, allarga De Martino, attaccato, si va da Hotel centralmente, prova l'imbucata, Montariello corta, Vitiello corta anche per lui, sopra Capasso, lancio lungo, occhio da Alonzi che non la trova, la trova invece Panico che si mette in mezzo a due maglie scure, va in porta De Stefano, poi non la vede più. Altra chance San Marino su Malta, De Rosa pressato De Stefano, mamma mia, il pallone non entra e rimessa laterale. Dai suona la tromba Daniello qua fuori, mister Bocchetti invece alle prese con un'allergia che non lo fa comunicare con i suoi, vediamo se c'è fallo. Sì, e Delle Alise che maltratta Vitiello. Montariello allarga di qua, Panico 1-2, la tiene in campo ancora Panico che sta facendo una grandissima partita, perché si era infortunato, lo ricordiamo, la prima partita. De Stefano, Delle Alise, De Rosa, si fa vedere Alonzi contro Montariello che ha il duello, anzi è Andreozzi, Montariello recupera il difensore sammarinense, poi rinvia su Delle Alise che la piazza, blocca Capasso. Mani piedi, male, male. Hotel, De Rosa, Delle Alisi con la punta del piede, Montariello di testa, Vitiello, petto e poi a casa in avanti. Coppola, bella aggancio, sterzata e poi chiuso da Panico. Questo ragazzetto in motocicletta ormai è passato già 25 volte. Hotel, destra improvviso, Vitiello, piedone, Coppola, occhio che si coordina Andreozzi lì in mezzo, alta, lancio lungo, Forcillo di testa, occhio ad Alonzi che caccia in maniera debole, ringrazia De Stefano, Coppola nello spazio per Andreozzi, Montariello subisce un paio di cariche, passa in mezzo a due, così trasparente, Hotel la ruba, Vitiello invece non è trasparente, mette il pallone in rimessa laterale. Scorre il tempo in questa ripresa, nessuna rete, tutto nel primo tempo, dal 2-0 Malta al 2-2, Andreozzi palleggia, vediamo se prova Capasso su questo pallone, a rilancio, occhio a Matteo Rossi che sbaglia il controllo, arriva Alonzi però, 2-2, scivolata di Coppola, precisa sul pallone, mette fuori, salva i suoi. 8 più o meno alla fine di questo match, un minuto al cambio che sarà l'ultimo, Capasso con le mani, cerca la testa di Rossi, trova quella di Hotel, Panico, mette giù sinistro, deviazione di Hotel, angolo, crossa Vitiello, morbida, Forcillo, concede la touche, le mani di Panico, Rossi, cross, De Martino la trova, attenzione, Panico, Mancino, largo,
Forcillo, Coppola. Prova a invadere il centrocampo. Hotel ritorna De Martino. Ancora Hotel. Allarga, intuisce Vitiello, la tiene in campo. Matteo Rossi, subentra Dele Alise. Occhio a questo pallone deviato. De Martino. Tocco centrale, anzi no, pallone largo di là, Hotel. Punta Vitiello, tocco per De Rosa. Tacco a smarcarsi, sinistro fuori. Non male la giocata di Van De Rosa. Fratello di Fabio, a cui ringraziamo sempre di essersi iscritto in quell'edizione con l'FC Montesanto, perché ha portato tanti giocatori, tanti talenti, che poi tra l'altro hanno fatto più squadre da quel momento. Intanto Matteo Rossi prova al limite dell'area, come per esempio Conte e Scamaccia, che sono poi ora dei giocatori di un'altra squadra, un altro girone con l'Inghilterra, sempre portati da Fabio De Rosa. Ivan dietro Coppola, 1-2, buono lo scambio. Eccolo Ivan, col destro non trova un compagno, parte Vitiello. Matteo Rossi, 2-3, Alonzi prova l'1-2. Forcillo chiude, concede la rimessa, avanti il San Marino su questo pallone. Occhio centimetri di Rossi, occhio a Vitiello dal limite. Cercato proprio il capitano, spizzata di Forcillo, riparte Coppola, Hotel. Dele Alise, la muove, Daniello anche, ci sono però due punizioni, due falli. Fallo prima però su Dele Alise. Coppola, servito su quel calcio di punizione, imbucata per Clemente Daniello che gira esterno della rete. Montariello, subito in avanti, occhio perché c'è un buco lì a centrocampo che prova a riempire Jenny Hotel. Su questo recupero riesce bene, perché Alonzi aveva campo e spazio. Sbaglia Forcillo, poi alza un campanile. Vitiello e poi Rossi. Panico, buono l'aggancio e buono anche il pallone a Rossi, che però ha provato la soletta. Non trova l'aggancio. Allora Hotel con le mani. Daniello non l'aggancia. Vitiello investito, punizione. Montariello, molto nervoso Clemente questo pomeriggio. In buca Panico. Forcillo va lungo. Daniello la perde. Panico. Per Antonio Panico, per Vincenzo. Esce bene Forcillo. Poi Vitiello al volo. De Stefano. Smanaccia, poi occhio a Forcillo. Respinge col mancino De Stefano questa palla in avanti. Panico buono l'aggancio e buono anche il rinvio, perché in zona Lonzi, che cerca un pallone alto sul secondo palo, che arriva sul piede di Matteo Rossi, chiuso da De Martino. Vai Matteo, vai. Allora Vincenzo Panico con le mani. Rossi sbaglia, troppo vicina. Male. Le mani di De Martino. Mette giù Hotel. Colpisce Vincenzo Panico, che prova a salire. Maglietta che si allunga. Parte lui. Tocco per Alonzi in aria, destro sul primo fondo. Batte De Stefano, si va da Dele Alise. Spinge lui, va da Clemente. Si gira, va col destro. Fondo, si arrabbiano tutti. Lancia Montariello, Rossi fa il giro dei difensori e va in porta col sinistro. Hotel. Daniello di prima. Coppola non intuisce e allora San Marino col possesso, palla senza vedere da parte di Rossi, Panico non la può tenere in campo, fuori. 240 secondi alla fine del match, 4 minuti, Coppola centrale. Daniello sponda, Hotel prova a imbucare, Montariello chiude qualsiasi varco lì dietro, poi cade. Chiamata qua, non sono d'accordo né Clemente né Montariello. Con le mani Malta, Hotel dentro, Dele Alise spizza, non arriva al volo Ivan,
Rossi. Coppola sulle sue tracce, prova a allungarsi Rossi, ma Coppola è velocissimo. Tocco dietro così e così, De Stefano la tiene in campo. Allarga il gioco verso De Martino, anche lui oggi non perfetto, un po' di sbavature per il terzo a sinistra che ha giocato molto meglio in altre occasioni, come qui Clemente col tacco ha provato ad esagerare, poi investe un altro giocatore, stavolta è Montariello, punizione. E allora giallo per Clemente a questo punto. Montariello, lancio in avanti, palla che passa, occhio a De Stefano che raggiunge il pallone prima di Alonzi. De Martino la porta un po' su, tocco timido ma efficace, Ote la nasconde, poi rimpallo e poi chiude bene con ottima diagonale Panico. Con le mani subito De Martino, spizzata di Delle Alise, fondo. Panico dentro l'imbucata, Alonzi forcillo dei via, pressato, tacco, esagera Vitiello, 1-2 ancora Vitiello, intervento scivolato da parte di Coppola sul pallone, Alonzi muove il pallone, Vitiello col destro, il capitano fa 3-2 per il San Marino, colpo di scena, imbuca d'angolo il capitano del San Marino. E allora 3-2 come in amichevole, ribaltone San Marino Malta, prova Jenny Hotel a cambiare le sorti di questo match. Andreozzi, Hotel contro 3, palla che passa verso Clemente, mezzo esterno, Capasso, le mani su questo pallone, clamorosamente il San Marino si trova in questo momento, occhio al destro di Coppola, a 9 punti in un girone difficilissimo. Probabilmente la Spagna sarà contenta di questo risultato perché con una vittoria sarebbe matematicamente al secondo posto vincendo contro la Turchia, lasciando il destino del terzo posto al Malta che a quel punto dovrà vedere se passare come miglior terza tra le miglior terze, tra le quattro migliori terze che avanzeranno alla fase finale. Palla lunga, Clemente prova, lancio lunghissimo e alto di Antonio Panico, che controllo di Vitiello che prova il palleggio, poi lo lasciano da solo, esce Forcillo, subisce quasi una doppia carica, Otel la muove subito, Delle Alise si addormenta un po', poi riesce nella stezzata, Forcillo attaccato, sbaglia il tocco, Alonzi si allunga e cerca con l'esterno, un pallone che passa, De Stefano arpiona questo pallone come un pescatore di totani, va giù Delle Alise, non c'è fallo, Panico sale, va in porta e la respinta di De Stefano, poi ancora De Stefano, tutto fermo, c'è un lascia di Capasso penso, o di Alonzi. Vuole battere subito, intanto De Martino si è fatto male, non entra più, Delle Alise, prova lo spunto personale, chiude Capasso, si chiude a guscio, ora il San Marino, rimanendo solamente Matteo Rossi come giocatori in avanti, tutti nell'area, palla dentro, Capasso in qualche modo, a occhi chiusi, poi fondo, non c'è più tempo, il San Marino fa bottino pieno nel girone C, 6 più 3, 9 punti, le hanno vinte tutte. È storia, è storia. Dove sta caro amico? A te c'è stato? E allora siamo qua con i sanmarinensi che sono la prima squadra qualificata a punteggio pieno, 9 punti, 3 su 3 per la gioia di Totonno Schioppa che vi aveva considerati spacciati, sì, morti, da quanto morti, è così. Ragazzi, come in amichevole che li avete rimontati 3-0, 4-3, oggi 2-0, 3-2, possiamo dire che siete la bestia nera del Malta e possiamo dire che siete la vera e propria sorpresa di questa sorpresa, poi dopo il candidato sorpresa di questa Euro 2021. Facciamo i complimenti alla San Marino che si qualifica già. Due parole da parte di
secondo me, nell'esordiente, ma secondo me i migliori in campo. Grazie, 7 mille. Pieno per Vincenzo Panico, grande partita. Grande squadra. Come hai visto la tua squadra? Grande squadra, una grande difesa con Roberto Caranima. E poi davanti sappiamo sfruttare bene le occasioni. Bravissimo, sfruttare benissimo le occasioni, perché nel primo tempo due tiri, due gol, poi nella ripresa catenaccio, ripartenze, sì, e soprattutto tanta voglia di vincere. Tanta voglia quella di vincere, che è mancata agli avversari. Sì. Una dedica del San Marino per i 9 punti. A Capitan Bidiello. Aspetta, ci porta a fare un weekend a Capri dopo questa qualificazione. Se lo merita. Se lo merita, tutti a Capri. Ciao ragazzi, tutti a Capri.